Io, vita mia, ringrazio lo Signore che sono arrivata qua. Ha già fatto 107 mesi e sono contenta. La vita è stata l'epoca nostra, perché tanto non è come oggi. Lavoravamo, teniamo tutto in casa. Tu lavoravi in campagna anche? In campagna. Infatti io ho giarato con lo trattore e con i buoi. Ha giarato. Ha già lavorato, prima di mi sposare e dopo. Sono contenta che sia arrivata qua. Angela, ma il segreto per vivere bene tanto tempo, a lungo, qual è? Perché? Ha già lavorato. Guarda, che lo lavoro fa cammà. Più lavori, più meglio ti senti. Io ho già lavorato e sto contenta. Io ancora mi faccio tutto. Mi cucino, mi faccio il letto. Senti, Angela, ma secondo te per stare bene bisogna mangiare bene? Basta che mangi normale e mangi bene, ma non perché cavaramente uno. Io ho mangiato tutto, fagioli, pasta a patate, pasta asciutta. Ho mangiato tutto. Non qua ho detto che non mi piace, no. Io ho mangiato le cose come ho mangiato. Come ti divertivi? Che cosa ti faceva divertire? Ah, sa che mi faceva divertire, come dico. Papà aveva la chitarra, mio fratello aveva la fisarmonica, Nato aveva l'acciaino. Alla casa nostra la sera c'era una festa. Dopo mangiato venivano poi gli amici, i miei fratelli, il mio papà, e si ballava e si cantava. Belli, contenti e felici. Poi papà gli faceva il vino, metteva a tavola con la bottiglia, la bandiera, con i bicchieri, diviti. E che lo era? Era contentissimo nostra la sera. Noi ci vestiamo perché tanto non avevamo la televisione, tanto la televisione non ce l'era. Ma mio padre, dato che avevano la chitarra, la fisarmonica che suonava e la c'era, dalla sera c'era una festa, arrivavano da capo paese qua, di a basso lo paese. La sera ma ballavamo, cantavamo e poi grazie a Dio ogni giorno si veniva a casa sua. Allora Angela, lavoro, cose buone da mangiare e musica. E il vino? Che era il primo. Lì alla casa mia papà facevamo 15 quintali di vino bianco e 15 quintali di vino nero. La sera quando metti a tavola e ti ha una bottiglia là, ti voleva bere via. Grazie a Dio non ne mancava niente. Era meglio quando non c'era la televisione? No. Perché tanto non c'era la televisione, io mi ricordo bene che non c'era neanche la luce. La luce la mettete messo lì quando si faceva la guerra. E la sera mettiamo il lume a gas. E l'amore, l'amore? Ah. L'amore ma non ne parlavamo. Mio padre, eravamo noi che eravamo fidanzati. Ricetta era fidanzato. Uno venne la sabato sera e l'altro venne la domenica sera. Dietro niente, ve lo potete levare la testa. Vedete qua, uno venne la sabato sera e l'altro la domenica sera e basta. Questo è tutto, non è fatto le cose. Come a mucca che sono con fidanzato, no. È meglio prima o è meglio mo? Da una parte era meglio prima, da una parte è meglio mo, però è troppo esagerato. È troppo esagerato, tanto pure esagerato in una maniera, perché non ne faceva nessuno, ma non usciamo, no. Che vuoi fare? Che era l'epoca, più di che era. L'epoca era per tutti, non eravamo solo noi, per tutti che era così. Li fidanzati quando uno vuole una. Noi mi trovavano, quando si è casa, e vai alla casa, che cangiava mamma lo padre che? Se mangiano, no. Parlavamo, quello che abbiamo parlato, parlavamo ugualmente. Secondo te, qual è il segreto della felicità?
Il segreto era la felicità. Non c'è proprio tutto. Tutto non si può avere.